Droni, posti di blocco e multe. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in tutta Italia. Solo ieri ispezionati 90.000 negozi, 126 i denunciati. Vediamo la situazione a Napoli con Michele Giordano. Dai controlli dall'alto per contrastare i roghi tossici nella terra dei fuochi ai sorvoli su ampie aree abitate per individuare e scongiurare pericolosi assembramenti di persone. Riconvertiti in servizi di controllo anticontagio i droni dei carabinieri che sono stati impegnati nel quartiere di Scampia a Napoli. L'attività anticoronavirus dell'arma produce immagini in tempo reale che consentono rapidi interventi delle pattuglie già distribuite sul territorio. Controlli decisi anche dopo le immagini dei giorni scorsi con gruppi di persone in strada a Napoli, ma anche in altri centri della provincia. L'individuazione di assembramenti ci permetterebbe di individuare e identificare gli autori e purtroppo procedere alla denuncia nei loro confronti. Ieri la Polizia Metropolitana di Napoli aveva effettuato controlli proprio a Scampia, poi a Chiaiano e nelle zone più centrali della Sanità e della Pignasecca. 50 le persone controllate e 7 gli esercizi commerciali, 2 le denunce.